La malattia non è una punizione, è una storia di vita ed è bene prenderla nel verso giusto perché altrimenti ti schiaccia. Sono le parole del vescovo Armando Trasarti pronunciate all'ospedale Santa Croce di Fano durante la consueta visita ai degenti e al personale sanitario nell'ambito della 24esima giornata mondiale del malato. Sua eccellenza incontrerà centinaia di persone con un viaggio iniziato questa mattina alle 8.30 dal reparto di geriatria del nosocomio fanese. Non è tanto festeggiare il malato ma dare dignità al malato, al paziente lo chiamiamo noi. Nello stesso tempo dare onore ai familiari che le assistono, anche al personale che si prende cura. E ho notato anche da 9 anni in qua come con la crisi economica si vede anche in questo contesto. Molti assistenti sono i familiari, non sono più le badanti straniere. Questo non per un giudizio contro le badanti, ma perché significa che la famiglia fa fatica a mantenere un estraneo in questo tempo. Però questo anche ci fa raggiungere anche un'altra esperienza bella, che il familiare si prende cura del suo vecchio e ricrea una tradizione, speriamo che sia tramandata di padre in figlio, una tradizione che l'anziano ti riguarda, dove puoi, come puoi, quando sei pensionato anche tuo figlio, ed è un valore aggiunto questo, molto aggiunto. Trasarti ha sempre avuto a cuore il tema della sanità, tant'è che in diverse occasioni ha incoraggiato il personale sanitario e richiamato anche i politici alle loro responsabilità affinché prendano provvedimenti in difesa dei più deboli, così come ha fatto giovedì scorso durante una seduta del Consiglio Comunale di Fano. Fare la sanità partendo dai malati, partendo dal personale, partendo dai familiari, poi con tutte le fatiche oggi economiche e strutturali di cui io non sono competente, non posso nemmeno dir qua, però ecco questa attenzione a partire da il paziente, l'ospitalità, colui che si prende cura e poi c'è la politica che dovrebbe, nei termini anche economici e statali, dovrebbe dare un supporto a tutto questo, ma il centro è sempre il malato.